Allora, bene, grazie. Leggiamo oggi, come sapete, il settimo del Purgatorio. Vi ricordate che il canto che abbiamo letto la settimana scorsa era occupato nella sua seconda metà da questa digressione che il Dante poeta fa sulle sorti, a suo avviso, tremende dell'Italia. Quindi qua, come ora leggeremo, lui riprende la narrazione. Poscia che l'accoglienza oneste e liete fu riterate 3-4 volte, Sordel si trasse e disse: Voi chi siete? Anziché a questo monte fosser volte l'anime degne di salire a Dio, fur l'ossa mie per Ottavian sepolte. Io son Virgilio, e per null'altro rio lo ciel perdei che per non aver fe. Così rispose allora il duca mio. Qual è colui che cosa innanzi sé subita vede ond'ei si maraviglia, che crede non, dicendo, ella è, non è? Tal parve quelli, e poi chinò le ciglia e umilmente ritornò per lui, e abbracciò la vel minor s'appiglia. O gloria del latin, disse, per cui mostrò ciò che potea la lingua nostra, o pregio eterno del loco ond'io fui, qual merito, qual grazia mi dimostra? Se io son d'udir le tue parole degno, dimmi se vien d'inferno e di qual chiostra. Per tutti i cerchi del dolente regno, rispose lui, son io di qua venuto. Virtù del ciel mi mosse e con lei venio. Non per far, ma per non fare, ho perduto a veder l'alto sol che tu disiri e che fu tardi per me conosciuto. Logo è laggiù, non Cristo di martiri, ma di tenebre solo, ove i lamenti non suonan come guai, ma son sospiri. Qui vi sto io coi pargoli innocenti, dai denti morsi della morte avante che fosser dall'umana colpa essenti. Qui vi sto io con quei che le tre sante virtù non si vestiro, e senza vizio conobber l'altre e seguir tutte quante. Ma se tu sai e poi alcun indizio da noi perché venir possiamo piuttosto, laddove purgatorio ha dritto inizio. Rispose, loco certo non c'è posto, licito me andar suso e intorno, per quanto ir posso, a guida mi t'accosto. Ma vedi già come dichina il giorno, e andar su di notte non si puote, però è buon pensar di bel soggiorno. Anime sono a destra qua remote, se mi consenti io ti narro ad esse, e non senza diletto ti fier note. Come ciò fu risposto? Chi volesse salir di notte fora elli impedito d'altrui, o non sarria che non potesse? E il buon sordello in terra fregò il dito, dicendo, vedi, sola questa riga non varcheresti dopo il sol partito. Non però che altra cosa desse briga che la notturna tenebra di lussuso, quella con nol poder la voglia intriga. Ben si poria con lei tornare in giù e passeggiar la costa intorno errando, mentre che l'orizzonte il dì ten chiuso. Allora il mio signor, quasi ammirando, mena ne disse, dunque la vedisce che aversi può diletto dimorando. Poco allungati c'era vantalisci, quando io m'accorsi che il monte era scemo a guisa che i valloni sceman quinci. Colà, disse quell'ombra, n'anderemo dove la costa face disse grembo, e là il nuovo giorno attenderemo. Tra erto e piano era un sentiero schembo che ne condusse il fianco della lacca, là dove più che a mezzo muore il lembo. Oro e argento fine, cocco e biacca, indaco, legno lucido e sereno. Fresco smeraldi, l'ora che si fiacca, dall'erbe e dagli fior dentro a quel seno posti, ciascun saria di color vinto, come dal suo maggiore è vinto il meno. Non avea pur natura ivi dipinto, ma di soavità di mille odori mi faceva uno incognito e indistinto. Salve regine, sul verde in su fiori, quindi seder cantando, anime vivi, che per la valle no parean di fuori. Prima che il poco sole mai s'annidi, cominciò il manto anche ci avea volti, tra color non vogliate ch'io vi guidi.
Di questo balzo meglio gli atti e volti conoscerete voi di tutti quanti, che nella lana giù tra essi accolti. Colui che più siede alto e fa sembiante di aver negletto ciò che far dovea, e che non muove bocca agli altrui canti, Rodolfo imperator fu che potea sanar le piaghe che in Italia morta, sì che tardi per altri si ricrea. L'altro che nella vista lui conforta, resse la terra dove l'acqua nasce, che molte in Albia e albe in mar ne porta. O Tacchero ebbe nome, e nelle fasce fu meglio assai che Vincislao, suo figlio, barbuto, cui lussuria ozio pace. E quel nasetto, che stretto a consiglio par con colui che a suo benigno aspetto, morì fuggendo e disfiorando il giglio. Guardate là come si batte il petto. L'altro vedete che ha fatto alla guancia della sua palma sospirando letto. Padre e suocero son del mal de Francia. Sanno la vita sua viziata e lorda, e quinci viene il duol che si li lancia. Quel che parsi membruto e che s'accorda cantando con colui dal maschio naso, d'ogni valor portò cinta la corda. E se re dopo lui fosse rimaso lo giovanetto che retro a lui siede, ben andava il valor di vaso in vaso, che non si può dir dell'altra erede. Giacomo e Federigo hanno i reami, del retaggio miglior nessun possiede. Rade volte risurge per l'Iran. E questo vuole quel che la dà, perché da lui si chiami. Anche al nasuto vanno mie parole, non men che all'altro, Pier, che con lui canta, onde Puglia e Proenza già si dole. Tant'è del seme suo minor la pianta, quanto più che Beatrice Margherita, Costanza di marito ancor si vanta. Vedete il re della semplice vita seder là solo a rigo d'Inghilterra, questi ha nei rami suoi migliori uscita. Quel che più basso tra costor s'atterra, guardando in Suso e Guglielmo Marchese, per cui è Alessandria e la sua guerra, fa piangere Monferrato e Canavese. Allora, facciamo come il nostro solito, cominciamo a spiegare e poi a un certo punto facciamo una pausa di 5 minuti così potete inviare le vostre eventuali domande sulla chat. Allora, vi ricordate che l'ultimo evento narrato da Dante era l'abbraccio che si erano dati Sordello e Virgilio per il solo fatto che Sordello aveva capito che Virgilio era di Mantova come lui. Dopo quel fatto narrato, il Dante scrittore ha fatto una lunga digressione, durante la quale non ha raccontato nessun altro fatto, quindi qui riprende appunto da quell'abbraccio. Quindi dice, poscia, cioè dopo che le accoglienze oneste liete, cioè questa ricevuta decorosa e allegra, furono iterate 3-4 volte, si sono ripetuti qua e 3-4 volte, Sordel si trasse e disse, voi chi siete? Sordello diede un passo indietro, separandosi da Virgilio, e solo dopo aver celebrato la concittadinanza con lui, gli domanda: E voi chi siete? E qui Virgilio, stranamente, comincia una sua risposta che, nonostante Sordello abbia domandato in plurale del voi, lui risponde solo per sé, che è quello che appunto ha abbracciato Sordello prima. Quindi Dante sarà in disparte in tutto questo dialogo e appunto farà un discorso ora a Virgilio che non completa perché ce ne sarà un altro, ma integra quello del quarto canto dell'Inferno, perché riguarda appunto il limbo. Allora, innanzitutto dice Virgilio, prima di dire chi è, dice: Anzi che a questo monte fosser volte l'anime degne di salire a Dio, fu l'ossa mie per Ottavian sepolte.
Cioè, è un modo di dire che nacque prima di Cristo, ma si riferisce appunto a questo monte del Purgatorio. Dice prima che a questo monte del Purgatorio si potessero volgere le anime salvate, degne di salire a Dio, quindi prima che ci fosse la possibilità della salvezza, le mie ossa furono sepolte da Ottaviano. Quindi sono morto prima che si aprisse il purgatorio come regno del bene. E subito dopo, al verso settimo, io sono Virgilio e per null'altro riolo c'è il perdel che per non aver fe. Allora, qui si completa un po' questa immagine di perfezione morale che avevamo detto si vede nelle anime del limbo. Dantesco, che come abbiamo notato quando abbiamo letto il canto quarto dell'inferno, è un limbo molto nuovo rispetto della tradizione. Allora dice di essere Virgilio e che per nessun altro peccato Rio ha perso il cielo, ma solo per il fatto di non avere fede cristiana. E quindi Sordello viene a sapere qua che sta parlando con il grande poeta latino. Così rispose allora il Luca mio, verso 9, qual è colui che cosa innanzi sé subita vede, ond'essima maraviglia, che crede non, dicendo ella è, non è, tal parve quello. Cioè per rendere l'incredulità commossa di Sordello, poeta anche lui, di star vedendo il più grande poeta latino, dice che come qualcuno che vede una cosa che lo meraviglia, che gli sembra un miracolo e lo allibisce, che non riesce a dar credito ai suoi occhi, per cui dice dentro di sé, è vero, non è vero, è lui, non è lui, così ebbe l'apparenza sordello, e poi chinò le ciglia umilmente ritornò per lui e abbracciò la vel minor stapiglia. Cioè, e poi umilmente chinò gli occhi e ritornò verso di lui perché se n'era allontanato e lo abbracciò come correggendo l'abbraccio precedente, che era stato, diciamo, di uguaglianza. Questa volta invece lo abbraccia come uno che è gerarchicamente minore abbraccia il maggiore, quindi secondo alcuni alle ginocchia, secondo altri proprio ai piedi, non si sa come si abbracciavano il più importante e il meno importante, ma chiaramente è come se Sordello volesse rinnovare il suo gesto affettuoso, ma questa volta consapevole che è davanti a questo enorme Virgilio. E al verso 16 esclama: O gloria di Latin, disse, per cui mostrò ciò che potea la lingua nostra, o pregio eterno dell'o con Dio fui, qual merito o qual grazia mi dimostra? Se io son d'udir le tue parole degno, dimmi se vien d'inferno e di qual chiostra. Allora, prima esclama: gloria dei Latini. Latini, vi ricordate che Dante lo usa indistintamente sia per quello che noi oggi diciamo latini, cioè appartenente alla cultura della Roma antica, che italiani. Vi ricordate che nel canto 27 dell'Inferno, dopo l'incontro con Ulisse, in cui Virgilio non aveva permesso a Dante di parlare con Ulisse perché erano greci, Ulisse e Diomede, nel canto successivo aveva detto: parla tu, questi è il latino, cioè per Guido de Montefeltro, che era un romagnolo contemporaneo. Perché dico questo? Perché è importante ricordare l'identità che c'è nella coscienza di Dante tra la storia antica di Roma e la sua Italia contemporanea. E infatti è un'identità che si è già vista nel primo canto dell'Inferno, quando facendo la profezia del veltro, Virgilio aveva detto che
il veltro avrebbe riportato la pace a quella Italia umile per la quale morì la Vergine Camilla. Quindi anche lì lui stava stabilendo chiaramente un'identità tra l'Italia attuale di Dante e la sua Roma, anzi la sua Italia precedente la fondazione di Roma, quando Enea era appena approdato, insomma, in Italia, nel Lazio. E questa volta l'identità riguarda l'aspetto linguistico, perché quello che dice Sordello, che aveva scritto, come abbiamo detto la settimana scorsa, poesie in lingua doc, cioè nella lingua provenzale del sud dell'Italia, qui parla con Virgilio, autore dell'Eneide, come se avessero scritto tutti e due nella stessa lingua. Perciò dice, gloria dei latini, attraverso il quale la nostra lingua mostrò tutto quello che poteva. Quindi c'è chiaramente questa identità che è qualcosa di cui Dante aveva parlato nel De Vulgari Eloquentia, tra il latino e le tre lingue che nascono, secondo Dante, dalla stessa radice, che sono l'italiano o la lingua del sì, come la chiama lui, il francese antico, la lingua d'oil, e il provenzale o la lingua doc, come un ramo linguistico molto affine della stessa famiglia. Quindi in qualche modo qui il poeta provenzale Sordello riconosce l'Eneide come grande modello anche per la propria poesia. Poi al verso 18 si riferisce appunto al luogo di nascita, o pregio eterno del luogo di dove sono io, dove appartenevo io, cioè Mantova, e tutto questo è il vocativo, e poi domanda qual merito o qual grazia mi dimostra, cioè per quale merito o grazia ho io l'onore di starti vedendo. E aggiunge, se io sono degno di sentire le tue parole, vedete con quale reverenza si rivolge a Virgilio, dimmi se stai venendo dall'inferno. Certo, Virgilio si è appena presentato e innanzitutto ha detto che era vissuto prima di Cristo, per cui chiaramente, come ogni cristiano, dà per scontato che Virgilio viene dall'inferno, e da quale chiostra, quindi da quale cerchio dell'inferno. E Virgilio, al verso 22, risponde innanzitutto che ha attraversato l'intero inferno conducendo Dante. Per tutti i cerchi del dolente regno, rispose lui, sono io di qua venuto, virtù del ciel mi mosse e con lei vegno. Cioè risponde sinteticamente alla domanda di Sordello, attraversando tutti i cerchi dell'inferno, del regno del dolore, io sono arrivato qua, mi mosse la virtù celeste e vengo con lei. Quindi chiaramente è la grazia divina quella che mi permette di star facendo questo viaggio. E immediatamente, siccome ha detto che ha attraversato tutto l'inferno, comincia a parlare del luogo cui egli appartiene per sempre, al verso 25. Non per far, ma per non fare, ho perduto a veder l'alto sol che tu desiri e che fu tardi per me conosciuto. Allora, non per aver commesso un reato, non per fare, cioè in positivo qualcosa, ma per non fare, cioè per non aver avuto fede, ho perso la visione di Dio, nominato attraverso la perifrasi tradizionale, l'alto sole che tu desideri e che fu conosciuto da me troppo tardi, cioè ormai morto. Vedete che, come abbiamo osservato a proposito di quell'espressione che aveva usato Dante nella selva, io ti prego per quel Dio che tu non conoscesti,
avevamo detto, io lo dico con chiara veste polemica perché so di starmi opponendo a molti dantisti, cioè quando voi leggete in un testo bibliografico che Virgilio certe cose non le capisce perché è pagano, beh, questo non sta né in cielo né in terra, cioè fu pagano mentre era vivo, ma doveva essere un imbecille se morto non capiva che c'era un vero Dio che lui non aveva potuto conoscere. Infatti qui è esplicito: quel sole che io ho conosciuto tardi. Cioè Virgilio ormai, il Virgilio personaggio della commedia, il Virgilio morto che accompagna Dante, non è più pagano. Come potrebbe insistere nel credere negli dei che lui stesso ha nominato nella selva come falsi e bugiardi? Solo che chiaramente conobbe questa realtà trascendente troppo tardi. E adesso passo a fare questa descrizione del limbo che prima vi dicevo è una sorta di integrazione che si completerà più avanti, sempre nel purgatorio, della descrizione del limbo che abbiamo avuto nel quarto dell'inferno. Al verso 28, luogo è laggiù, non tristo di martiri, ma di tenebre solo, ove i lamenti non suonan come guai, ma sono sospiri. Questo è abbastanza trasparente, cioè laggiù nell'inferno c'è un luogo che non è, che non ha torture, non ha martiri fisici, ma è triste solo di tenebre, che come voi sapete rappresentano appunto la mancata fede che si oppone al sole, l'alto sol del verso 26, vero? Cioè l'oscurità dove appunto non c'è Dio che è stato appena nominato come sole, dove i lamenti non suonano come guai, cioè non sono urla perché appunto non esistono lì pene fisiche, ma sono sospiri. Sono i sospiri, vi ricordate, dovuti allo stato davvero tragico di queste anime di vivere sospesi tra il desiderio di vedere Dio e la consapevolezza che non lo vedranno mai. E al verso 31, qui vi sto io coi pargoli innocenti, dai denti morsi della morte avante che fossero dall'umana colpa essenti. Allora lì io sono, dice Virgilio, insieme ai bambini innocenti che sono stati morsi dai denti della morte, quindi sono morti, prima di essere esenti dalla colpa umana, quindi prima di aver preso il battesimo che cancella il peccato originale. Questo è, vi ricordate quando abbiamo letto il, scusate perché vedo che qualcuno domanda qualcosa. Non lo so, non è per noi. Allora, vi ricordate quando abbiamo letto il canto quarto dell'inferno? Io vi avevo detto che per la tradizione, che voi potete leggere nella Somma di Tommaso, il limbo era il limbo puerorum, cioè il limbo dei bambini appunto a cui fa riferimento qua Virgilio, o il limbo patris, cioè il limbo dei padri, cioè dei patriarchi, dei personaggi dell'Antico Testamento che, avendo creduto nel Cristo venturo, avevano atteso nel limbo dalla loro morte fisica fino alla venuta di Cristo, che chiaramente se li è portati in paradiso. Di quei bambini morti prima del battesimo, nel canto quarto dell'inferno c'è solo una parola in un verso, quando Dante dice che vede fanti e adulti, ma poi non si sofferma su nessun bambino. E invece si sofferma, come sappiamo, nelle anime magnanime del nobile castello dove sono appunto i filosofi, gli scienziati, i poeti antichi. Qua invece Dante, in bocca di Virgilio, sembra di star facendo una concessione al limbo tradizionale dei bambini, e
Sembra anche, questo interessante, di star dimenticando l'esistenza del nobile castello, perché in realtà quando abbiamo letto quel canto abbiamo notato che i bambini e presumiamo le anime degli adulti non particolarmente importanti erano fuori dal castello e Dante vedeva, vi ricordate, da lontano questa zona dove c'era addirittura luce. E intuiva che c'erano anime onorevoli là e quindi poi si era messo sesto tra cotanto senno, vabbè, quella scena importantissima attraverso la quale Dante lega il proprio destino poetico a quello di Omero, Virgilio, Ovidio, Lucano e Orazio. Qui invece Virgilio non fa alcun cenno al nobile castello, dice di essere insieme ai bambini che chiaramente sono fuori dal castello, quindi parla del limbo in genere. E immediatamente al verso 34 sostiene una cosa che cui abbiamo accennato quando abbiamo letto il canto quarto dell'inferno, ma che qui viene posta in termini espliciti e teologicamente scandalosi. Quivi sto io con quei che le tre sante virtù non si vestiro e senza vizio conobber l'altre e seguir tutte quante. Cioè lì di nuovo, no? Usando un'anafora con il verso 31, io sto lì in questo cerchio con quelli che non ebbero le tre virtù teologali, ma conobbero le altre, cioè le quattro virtù cardinali, senza vizio, quindi senza alcun errore, e seguirono tutti e quattro. Perché dico che è scandaloso? Perché per il dogma cristiano ogni nato dopo Adamo è macchiato di peccato e il solo uomo che si considera senza peccato è Cristo. Bene? E quindi che Virgilio assuma che lì è in mezzo a delle persone che furono perfette, tranne che per la mancanza di fede, speranza e carità, che chiaramente sono virtù cristiane del tutto estranee alla cultura classica, è un'affermazione davvero forte, audace, difficile da rendere compatibile con il cristianesimo del libro. È come se l'ammirazione di Dante verso il mondo classico fosse tale che si stia spingendo verso un orizzonte praticamente umanistico. E dopo aver, poi del resto non è un'idea che a Dante è venuta così a casaccio, perché anche nella monarchia, cioè nel trattato politico, lui appunto in un passaggio in cui parla del carattere imprescrutabile della giustizia divina, si riferisce precisamente al fatto che Dio ha relegato all'inferno quelli che erano, come appunto Virgilio ha appena detto, perfetti in atti e costumi. Quindi è un'idea sulla quale Dante ritorna probabilmente fino alla fine della sua vita, perché secondo la maggior parte degli studiosi, la datazione della monarchia è parallela a quella del paradiso. Ma immediatamente dopo aver dichiarato la sua mancanza di colpe, domanda, come farà e ha già fatto durante tutta la strada purgatoriale, sulla strada da seguire. Verso 37. Ma se tu sai e puoi, alcun indizio da noi perché venir possiamo piuttosto laddove purgatorio ha dritto inizio. Cioè, ma se tu lo sai e ce lo puoi dire, dacci una qualche informazione affinché noi possiamo arrivare il più presto possibile all'inizio del purgatorio vero e proprio. Allora qua al verso 30, al verso 40 risponde Sordello citando l'Eneide,
il libro sesto dell'Eneide, dove Museo, questo poeta, indica che nessun luogo preciso è posto loro nell'aldilà, e infatti risponde così al verso 40, rispose: loco certo non c'è posto, licito me andar suso intorno, per quanto ir posso a guida mi t'accosto. Allora, non ci è stato dato un luogo preciso, mi è lecito camminare attorno e andare anche verso l'alto, quello che mi è permesso di andare vi accompagnerò, cioè mi metto accanto a voi come guida. Quindi qui è detto che queste anime, almeno, poi vedremo che altre anime che troveremo sì possono andare giù, o in altri momenti, ora lo vedremo, possono camminare attorno al monte e anche salire, ma chiaramente hanno un limite, come sappiamo, perché, come abbiamo saputo da altre anime, devono passare un certo tempo fuori dal purgatorio vero e proprio prima di cominciare la loro purgazione. E al verso 43 aggiunge, è sempre Sordello che parla, ma vedi già come dichina il giorno e andar su di notte non si puote, però è buon pensar di bel soggiorno. Allora, ma vedi che il giorno sta finendo e non si può continuare a salire di notte, perciò dobbiamo pensare a un luogo dove pernottare. Vi ricordate che avevamo commentato che Dante avrebbe dovuto passare più di un giorno nel purgatorio, nel momento in cui Virgilio aveva nominato Beatrice, lui aveva detto dai andiamo velocemente che non sono più stanco, e Virgilio gli aveva detto guarda che tu dovrai vedere il sole tornare, non è che oggi la vedrai. Ora veniamo a sapere, come avevamo accennato allora, che la notte non si può continuare a salire. E quindi Sordello dice bisogna trovare un bel posto dove possiamo passare la notte. E al verso 46 aggiunge anime sono a destra qua remote, se mi consenti io ti merrò ad esse e non senza diletto ti fier note. Cioè ci sono qua a destra un po' lontane delle anime, se tu me lo permetti io ti porterò fino a loro e ti saranno conosciute non senza diletto, quindi ti farà piacere conoscerle. E Virgilio, prima di accettare questa proposta, reagisce a questa regola del purgatorio, secondo cui non si può continuare la salita quando non c'è più il sole, con sorpresa. Com'è ciò? Fu risposto. Chi volesse salire di notte, folla era impedito da altrui e non sarria che non potesse. Cioè, come mai? Cioè, se qualcuno vuole continuare a salire la notte, un'altra persona glielo impedirebbe o non avrebbe le forze? Non potrebbe di suo, insomma, continuare. Allora, qui Sordello, con la visibilità che caratterizza questo libro, alle sue parole accompagna un gesto, cioè con il dito tocca la terra, fa una linea per terra dicendo vedi, sola questa riga non varcheresti dopo il sol partito. Cioè non potresti fare manco un passo per attraversare questa riga che sto disegnando in terra senza la luce del sole. E aggiunge al verso 55 non perché altra cosa desse briga che la notturna tenebra ad ir suso, quella col non poder la voglia intriga. Allora, non perché qualcosa impedirebbe andare in su, tranne che le tenebre notturne. Quelle tenebre, con la sposatezza, cioè con la mancata forza, incepp
il desiderio di salire. Quindi impedisce la salita direttamente, la tenebra. La settimana scorsa qualcuno domandava perché non si può salire la notte? Perché la voglia, cioè il desiderio, deve essere guidato da questo sole che rappresenta la grazia. E cioè, questo è chiaramente di origine evangelica, sine grazia non si può andare verso il bene. Anche nel Vangelo di Giovanni c'è scritto camminate finché c'è luce, vero? E anche chi cammina con le tenebre non sa dove va a parare. Quindi è una figura tradizionale che associa la luce all'amore di Dio, le tenebre alla sua assenza e quindi l'impossibilità senza la grazia di continuare la strada intrapresa. E la notte, aggiunge Sordello al verso 58, ben si poria con lei tornare in giuso o passeggiare la costa intorno errante, mentre che l'orizzonte il dì ten chiuso. Cioè quello che sì si potrebbe con la tenebra, quindi la notte, è tornare in basso e passeggiare la costa intorno errando, mentre il giorno è richiuso dall'orizzonte, quindi mentre non c'è luce. Quindi questo è interessante ed è abbastanza misterioso, difatti sono 7 secoli che ci si chiede il significato, perché Sordello ha detto poco fa che può accompagnare Dante ma non tornare indietro, no? Invece durante la notte sì si può, e quindi non si sa che cosa significhi questo, cioè che la notte sì si può errare e si può tornare indietro, quindi andare verso il basso. Secondo alcuni questo andare in basso simboleggia la capacità di percorrere con la memoria la negligenza della vita. Siccome la maggior parte di questi di Sordello non se ne parla esplicitamente, però tutto questo gruppo di anime che Dante sta vedendo, che non sono ancora ammesse al purgatorio vero e proprio, dall'ultima definizione che abbiamo avuto è che sono stati negligenti, cioè che si sono pentiti in fine vita, secondo alcuni questa cosa che la notte non possono andare avanti, ma possono sì scendere, vorrebbe dire che i negligenti, cioè quelli che vissero in peccato molto tempo senza pentirsi, la notte possono con la memoria ripercorrere la vita passata di peccato. Allora Virgilio, al verso 61, allora il mio signor, quasi ammirando, venne ne disse, dunque l'avvedisci, che avversi può di letto dimorando. Allora Dante dice, il mio guida, quasi sorpreso di questa regola che lui non conosceva del purgatorio, disse a Sordello, portaci dunque là dove tu dici che si può dimorare con diletto, quindi che possiamo aspettare la luce di domani per proseguire la strada. E al verso 64, finite le parole di Virgilio, poco allungati c'eravamo da Lisci, quando io m'accorsi che il monte era scemo, a guisa che i vallon li sceman cuci. Cioè ci eravamo allontanati poco da lì, dal posto dove aveva avuto luogo questo dialogo, quando io mi resi conto che il monte era scemato, cioè era svuotato, come le valli scemano i monti qui nel mondo dove Dante sta scrivendo. Quindi Dante vede che in una parte del monte c'è una valle che svuota, no, con una cavità la montagna. E al verso 67, colà, disse quell'ombra, n'anderemo dove la costa face disse grembo e là il nuovo giorno attenderemo. Cioè indica Sordello
Dante e Virgilio, là, cioè dove c'è quella valle, noi andremo dove la costa fa grembo di se stessa, la costa della valle, e il giorno nuovo aspetteremo lì. E qui arriva la descrizione di questa valle. Al verso 70, tra erto e piano era un sentiero schembo che ne condusse in fianco della Lacca, là dove più che a mezzo muore il lembo. Questa terzina è molto travagliata dalla critica, non si sa esattamente che cosa voglia dire qua Dante, ma probabilmente vuol dire che tra la parete del monte e la pianura c'era un sentiero obliquo che condusse loro a fianco dalla valle, là dove questo bordo del monte muore a metà da dove era cominciato, quindi dolcemente si va, diciamo, va dichinando verso questa valle, questa parte vuota del monte. E adesso al verso 73 inizia una descrizione di questo locus amoenus, cioè di questo luogo piacevole, che Dante, diciamo, confronta con la pittura gotica e i suoi colori. Quindi dice così: oro e argento fine, cocco e biacca, indaco, legno lucido e sereno, fresco smeraldo in l'ora che si fiacca, dall'erbe e dagli fior, dentro a quel seno posti, ciascuna saria di color vinto, come dal suo maggiore è vinto il meno. Cioè, tutta questa enumerazione dei versi 73-75 parlano appunto dei colori che usavano i pittori, e quindi la polvere di oro, di argento puri, il cocco da cui si prendeva il carminio, e biacco, il bianco di zinco, indaco, che era il colore purpureo, legno lucido e sereno, cioè un legno, insomma, come ebano, su questo ci sono discussioni. La smeralda fresca, quando è appena tagliata, quando si fiacca, e quindi quando è particolarmente vivida, tutti questi colori, se fossero posti dentro a questa valle, sarebbero vinti ognuno dalle erbe e dai fiori, come è vinto qualcosa di piccolo dal suo maggiore. Quindi vedete che qui Dante sta veramente dipingendo con le parole, no? Sta dicendo anche i colori, nemmeno in un quadro, in un affresco, no? Non so se qualcuno di voi ha notato che i colori, quando sono ancora polvere o quando sono liquido, hanno un'intensità che poi perdono quando si asciugano sul tessuto, no? O sulla parete. Neanche questo grado estremo di bellezza, di intensità e di lucidità dei colori, prima che il pittore li usi, erano paragonabili ai colori della valle fiorita, che lui sta guardando lì nel purgatorio. E poi aggiunge al verso 79: non avea pur natura ivi dipinto, ma di soavità di mille odori vi facea un incognito indistinto. Cioè la natura lì non solo aveva dipinto come un pittore, ma faceva anche dei profumi, una soavità di mille odori insieme che si riunivano in un solo profumo incognito, cioè che non si poteva attribuire a un solo fiore, e indistinto. Ecco, questa diciamo descrizione bellissima di questa valle è molto significativa, perché sia nei colori dell'erba e dei fiori, sia in questo profumo, no, che possiamo immaginare di tutte queste erbe, i fiori e dell'odore della terra bagnata, tutti odori piacevoli che si mescolavano in uno solo,
ricordano quando uno rilegge il libro, dovremmo dire anticipano la descrizione dell'Eden, che è nella cima della montagna, dove Dante tornerà a queste immagini piacevoli del locus amoenus. E siccome, come vedremo ora dopo la pausa, in questa valle ci sono dei principi e dei re, è stato interpretato politicamente questo come una analogia che si basa sulla funzione che i monarchi, nell'ottica di Dante, hanno nei confronti del mondo di garantire le condizioni di pace, giustizia e libertà per essere felici in questo mondo. Cioè, così come l'Eden simboleggia la felicità in questa vita, una felicità ovviamente ormai irraggiungibile dopo il peccato originale, perché come vedremo verso la fine di quest'anno, non casualmente Dante per salire in volo chiaramente a una felicità maggiore, questo anticipo dove ci sono i principi sembra di proporre in qualche modo lo stato di bellezza e felicità che l'impero, se ci fosse un imperatore come Dio comanda, promuoverebbe in questa vita, che rassomiglierebbe da lontano, ma comunque significativamente, l'Eden, e cioè la patria dell'umanità perduta dal peccato originale. Si è capito? Perché ho visto a un certo punto voi vi ho visti suggellati, per cui ho capito che ho qualche problema io di collegamento. Non so se siete riusciti a sentire tutto. L'ultima parte non si è ascoltato bene, un po' si è lasciato. Bene, grazie. Ha perso qualcosa. Grazie, no, stavo dicendo che questa somiglianza che c'è tra la valle che Dante ha appena descritto e dove, come vedremo tra un po', ci sono i monarchi, questa somiglianza tra quella valle che la critica dantesca chiama la valle dei principi negligenti e l'Eden, nella descrizione di Dante, sembra di rappresentare il rapporto che secondo lui dovrebbe esserci tra la monarchia nel mondo e l'Eden, cioè come una ricostruzione ovviamente imperfetta, perché dopo il peccato l'Eden è irrecuperabile, ma comunque un luogo di felicità al mondo, che è compito dei monarchi e che quindi attraverso il loro compito il mondo rassomiglierebbe il più possibile il giardino dell'Eden, il più possibile ormai in condizioni di peccato, chiaramente. Però un peccato che ha ricevuto da Dio i rimedi complementari, se salutarmente portati a termine, del papato e dell'impero. Ora si è capito? O adesso che si è sentito tutto si è capito di meno? Perché questo è un rischio anche, eh? Non sempre le spiegazioni chiariscono. Bene, allora, visto che siamo praticamente a metà canto e qui inizia la seconda parte del canto, facciamo ora i nostri 5 minuti di pausa. Vi chiedo per favore se inviate le vostre domande alla chat. Grazie. Allora, riprendiamo, vedo diverse cose sulla chat. Qualcuno esclama più che domandare quanta teologia conosceva Dante. Sì, effettivamente Dante appartiene a un'epoca in cui tutto quello che c'era da leggere lo poteva leggere una sola persona, per cui tutto quello che c'era a disposizione, che erano chiaramente moltissimi meno libri di quelli che abbiamo noi a disposizione, li conosceva.
Qualcuno domanda che cosa scrive Sordello e in quel periodo, ne abbiamo parlato la settimana scorsa quando l'abbiamo incontrato. Sordello è un autore provenzale del 200 e tra le tantissime cose che aveva scritto c'erano questi sirventesi, uno dei quali è il plaint per la morte di Blacas. Ha probabilmente giustificato il ruolo che Dante gli attribuisce qua, perché infatti, come vedremo ora, ci sono nell'enumerazione, nella descrizione di questi monarchi che ora vedremo nella valle, ci sono molti tratti che c'erano appunto in questo componimento di Sordello stesso. Quindi, come capita con molti personaggi della commedia, nell'aldilà riprendono la voce o lo stile che avevano anche in vita. Qualcuno domanda una cosa che è davvero un problema. Lidia domanda: tra le anime è possibile l'abbraccio? Perché infatti Dante non ha potuto abbracciare Casella. Effettivamente questo è un problema ancora, cioè che è ancora un rompicapo per i dantisti, perché uno potrebbe pensare che nel caso che abbiamo visto finora, che appunto l'abbraccio mancato con Casella era un abbraccio tra Dante che ha un corpo e Casella che non ce l'ha. In questo caso l'abbraccio tra Sordello e Virgilio è di due anime, e tuttavia vedremo tra qualche settimana che Dante e Virgilio troveranno un'altra anima, quella di Stazio, che cercherà di abbracciare Virgilio, e Virgilio lo tratterrà dicendo: guarda che noi siamo anime, non siamo corpi. E quindi questa è un'apparente contraddizione del testo. Dico apparente perché, come voi sapete, io ho una tale fede e una tale fiducia nella perfezione di questo libro che davanti a una qualche apparente contraddizione la mia prima reazione spontanea è quella di credere che io non sto capendo, che mi sto perdendo qualcosa. E quindi finché non sarà studiato in un modo a mio avviso soddisfacente, preferirei non pronunciarmi su questa cosa. Non ho informazione che mi permetta di dirvi perché non è una contraddizione, ma tendo a credere che in Dante le cose non siano prodotto di un errore. E quindi c'è forse una qualche particolarità in questo abbraccio per cui Dante almeno non si sofferma sul fatto che non è stato possibile abbracciarsi per loro. Qualcuno domanda? Ah, qui anche c'è una citazione di un'epistola ai Romani, dell'epistola paolina. Ma non capisco a proposito di che. Dice che in Romani 5 siamo giustificati per fede e abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Non so, in un momento abbiamo parlato della fede, che si entra al regno di Dio per la fede. Sì, sì, certo. Sì, allora, sì. Ah, grazie, è questo. Sì, a proposito del limbo, sì. No? Di quelli che sono esclusi dal regno di Dio appunto per mancata fede. Sì, effettivamente. Grazie. Qualcuno domanda? Juan, hai detto che c'è somiglianza tra questa valle e l'Eden? Si può pensare ad una somiglianza con il limbo? Perché ci sono anime che sono state buone in entrambi? Ed entrambi funzionerebbero come istanze preliminari. Allora, un attimo, facciamo un po' ordine qua. È vero che nel limbo, soprattutto nel nobile castello, dove sono i magnanimi, c'è anche una descrizione di locus amoenus, effettivamente, dove c'è un prato, c'è luce, eccetera. Ed è vero che a quel castello appartiene Virgilio, che non a caso è il poeta dell'impero. Ma
Che siano state anime buone in entrambi, diciamo, richiede di un'ulteriore precisazione, perché mentre, come ha appena detto Virgilio, le anime del limbo, le anime adulte del limbo, hanno seguito senza alcuna macchia le quattro virtù cardinali e non hanno avuto chiaramente le virtù teologali, le anime che ora vedremo qua, che non le abbiamo ancora viste, non sono anime ineccepibili, altrimenti sarebbero in paradiso. Non hanno ancora cominciato la loro purgazione, ma in alcuni casi, infatti il primo che a Dante verrà segnalato di queste anime è Rodolfo d'Ausburgo, contro il quale si è scagliata l'invettiva della settimana scorsa, quella del canto sesto del Purgatorio, cioè attraverso il figlio, no? Alberto Tedesco aveva detto: tu e tuo padre, il padre Ridolfo appunto, che Dante vede qua, avete trascurato il giardino dell'impero per avidità dei distretti del nord. E quindi non sono anime ineccepibili queste che sono qua, anzi sono quasi il contrario, perché sono anime dei peccatori che però, siccome hanno avuto fede, si sono pentite, sono salve, mentre invece quelli del limbo, poverini, sono stati perfetti, ma essendo nati prima di Cristo non conobbero la vera fede e non si sono salvati, ma non ebbero peccati, quindi non sono luoghi analoghi. Come non è neanche esatto che sono istanze preliminari. Il limbo è un posto che, questo sì, questa valle sì, come tutto il purgatorio, è, diciamo, un luogo che precede la salvezza eterna. Ma il limbo è un luogo destinato ad esistere per sempre, eternamente, anche dopo il giudizio finale. Non è preliminare a nulla, purtroppo, cioè mi piacerebbe dirvi, ma starei mentendo, che questi del limbo si stanno preparando per un giorno ad essere salvi. Sarei la più contenta di tutti se io pensassi che Virgilio, dopo un'attesa di tante migliaia di anni, andrebbe in paradiso, ma non c'è purtroppo in tutta la commedia una informazione che, insomma, permetta di affermare questo, Va bene? C'è qualcosa? Grazie. Prego. Nel verso 36 hai detto che Dante, in bocca di Virgilio, mostra uno sguardo umanistico, quasi classico. Se può spiegare questa opinione per il confronto con il Vaticano e la sua ammirazione per l'impero? Allora, attenzione, perché il rapporto di Dante con la Chiesa è un argomento molto complesso questo, per cui cercherò di fare una sintesi che non banalizzi la questione. È vero, l'abbiamo visto lungo l'inferno, lo abbiamo visto la settimana scorsa nella digressione che comincia in Serve Italia di Dolore Ostello, e lo vedremo anche nel Paradiso, che una delle costanti del libro è la polemica contro la Chiesa corrotta, così come analogamente c'è la polemica contro questi monarchi che non fecero il loro dovere. Perché dico analogo? Perché nella visione di Dante, sia nella commedia che nella monarchia che nel convivio, su questo non sembra di esistere alcun divario tra la posizione di Dante nelle tre opere. Dante pensa un modello in cui direttamente derivanti da Dio sono il potere dell'impero e il potere del papato. Quindi la sua polemica contro il Vaticano, come ha detto Edoardo, più che contro il Vaticano è contro la posizione ierocratica secondo cui l'imperatore non deriva direttamente da Dio il proprio potere, bensì mediato dall'autorità del Papa.
In questo senso l'immagine dei due soli che vedremo quando arriveremo a metà del purgatorio, nel canto 16, vedremo che per parlare di un mondo idealizzato, Marco Lombardo, il protagonista di quel canto, dirà: Roma solea avere due soli, che sono appunto il Papa e l'Imperatore. Questa immagine dei due soli polemizza con l'immagine tradizionale secondo cui il sole è il Papa e l'impero è la luna, e quindi ha una luce riflessa e non ha, diciamo, gerarchia pari. Detto ciò, bisogna sempre ricordare che Dante, nonostante queste spinte verso l'umanesimo, è chiaramente medievalissimo, e quindi chiarire innanzitutto che tutta la polemica contro la Chiesa corrotta è in difesa della Chiesa come istituzione, non è contro la Chiesa come istituzione, ma è proprio perché lui vorrebbe il rinnovamento di questa istituzione che per lui è importantissima e sacra, va bene? E per giunta nella monarchia, che è il trattato politico dove appunto Dante pone questa indipendenza rispetto di Dio del potere della terra, cioè dell'imperatore e della Chiesa, in più di un passaggio Dante fa questa osservazione. Qui la mia risposta è piuttosto tradizionale, devo avvertire che c'è una posizione piuttosto contemporanea che invece vede nella monarchia un'altra cosa, ma io insomma sono convinta di quello che vi dirò ora, e poi credo che in un corso come questo di divulgazione di Dante sia doveroso seguire più la tradizione critica autorevole più che le cose di cui si parla negli ultimi 20 anni. In più parti della monarchia, compresa la fine della monarchia, l'ultima immagine, Dante presenta un'analogia secondo cui, siccome la vita eterna e la felicità celestiale è chiaramente superiore alla felicità che si può raggiungere in questo nostro mondo, l'autorità del Papa, sebbene indipendente da quella dell'imperatore, è comunque superiore, perché la sua giurisdizione riguarda un'entità trascendente, mentre invece la giurisdizione dell'imperatore riguarda questa vita nel mondo, che è chiaramente importantissima e nella quale ci si può essere felici, ma che è finita, è breve ed è imperfetta. Per cui alla fine della monarchia Dante dice che, vista la superiorità della giurisprudenza del Papa rispetto a quella dell'imperatore, l'imperatore deve al Papa il rispetto che deve il figlio maggiore al padre. E quindi perciò quando notiamo queste idee preumanistiche di Dante, sono appunto spunti diciamo che attirano l'attenzione in mezzo a un pensiero chiaramente cristiano medievale, anche se certo col cervellone che aveva Dante molte delle cose che ha pensato, che ha scritto, che ha detto sono difficilmente classificabili, no? Prego. Bene, allora, se siete d'accordo, continuiamo la lettura dal verso 82. Vi ringrazio delle domande che sono sempre interessanti e che permettono di stabilire, perché sapete, no, per leggere Dante è un solo cervello insufficiente, per cui più domandate, più commentate, più ci avviciniamo, almeno da lontano, a una certa verità del libro. Allora, al verso 82, dopo questa descrizione del locus amoenus, Dante ci racconta che cosa sente, cioè al senso della vista, no? Che è stato stimolato da tutti questi colori, a quello dell'olfatto che è stato stimolato da questi profumi, adesso si aggiunge l'udito. Salve regina, e sul verde e sui fiori, quindi seder cantando anime vivi,
che per la valle non fare andi fuori. Cioè Dante vede dal bordo di questa valle che ci sono delle anime sedute che prima non aveva visto perché è appunto un posto, diciamo, scemato nella montagna, che sul fiori e sul verde cantavano Salve Regina, cioè questa preghiera vespertina a Maria, famosissima, dove le anime la notte si consegnano alla Vergine per essere guidati in questa valle di lacrime. Allora al verso 85, Sordello, prima che il poco sole mai s'annidi, cominciò il manto anche ci aveva volti, tra color non vogliate che io vi guidi. Cioè, rimane poco sole, no? Prima che il sole entri nel suo nido, bellissima immagine, come se il sole fosse un uccello, no? Prima che il sole entri nel suo nido, cioè che si faccia veramente buio, cominciò Sordello, il mantovano che ci aveva portati fin là, non vogliate approfittare di questa poca luce perché io vi accompagni tra queste anime che stanno cantando nella valle. Perché, adesso spiega il verso 88, di questo balzo meglio gli atti e il volti conoscerete voi di tutti quanti che nella lama giù tra essi accolti. Cioè da questo balzo, da questa altezza superiore, voi potrete conoscere meglio le azioni, cioè i gesti e i visi di tutti quanti, che se voi siete accolti laggiù nella valle. Cioè da questa altezza, no? Potete vedere tutti quanti, ve li potrò segnalare, che se scendiamo tra di loro potrete vedere solo quelli che vi stanno attorno. E quindi qui al verso 91 inizia questa serie di, diciamo, questa presentazione successiva di monarchi e principi che chiaramente furono negligenti, cioè si pentirono a fine vita dei peccati, altrimenti non starebbero lì, ma purgandosi ormai nel purgatorio vero e proprio, e che è una serie che ricorda, vi dicevo, da vicino questo Plagne per la morte di Blacas, nel quale il sordello biografico, il sordello poetico, invitava i monarchi e i principi a guerreggiare con ferocia tra di loro. Guardate come questo ricordo del Plagne di Sordello, per opposizione, fa emergere il carattere conciliatorio e pacifico della visione cristiana di Dante. Ora cercheremo di non perderci nella presentazione di questi personaggi. Io vi darò pochissime notizie perché la cosa che più preme è vedere lo spirito che prevale tra di loro in questa valle. Dunque, al verso 91, vi avevo già anticipato questo a proposito di una domanda. Dante, come personaggio, guarda, diciamo sollecitato da Sordello, Ridolfo, cioè Rodolfo I d'Augsburgo, che era stato oggetto di bersaglio, di polemica nell'intervento del canto precedente, come appunto uno degli imperatori tedeschi, germanici, che dimenticarono di annettere l'Italia. Allora, Sordello lo presenta così: colui che più siede alto e fa sembiante di averne letto ciò che far dovea e che non muove bocca agli altrui canti, Rodolfo imperador fu, che potea sanar le piaghe che hanno Italia morta, sì che tardi per altre si ricrea. Allora, quello che tu vedi che siede più in alto e ha il sembiante di aver trascurato, di aver dimenticato quello che era il suo dovere e che è talmente avvilito da questa sua peccaminosa dimenticanza che non canta con gli altri, Salve Regina, fu Rodolfo imperatore,
che avrebbe potuto sanare le piaghe che hanno ammazzato l'Italia. Vi ricordate che nell'ultima immagine del canto precedente, Firenze, ma che per essere alla fine del canto ricorda l'inizio dell'apostrofo Italia, no? Cioè, Dante, vi ricordate che va cambiando il vocativo di tutto questo lungo discorso che iniziava con la serva Italia e finiva con questa immagine molto efficace di Firenze che era come una donna malata che cambiava posizione per non sentire il dolore. Allora dice che Rodolfo avrebbe potuto, no? Poteva sanare le piaghe che hanno ammazzato l'Italia, in modo che altri cercano di farlo, ma ormai è troppo tardi. Questo verso 96, come al solito quando c'è un altri, i critici si domandano chi è. Secondo alcuni è una, diciamo, non ha un referente preciso, ma è una considerazione generale di Dante, secondo cui ormai è tardi, è tanto il danno fatto. Secondo altri invece Dante si sta riferendo a Arrigo VII, sempre della stessa famiglia degli Augsburgo, che come voi sapete Dante aveva spinto a scendere in Italia e che infatti l'aveva fatto o l'avrà fatto, perché il problema è che non sappiamo quando Dante scrisse questo canto, e siccome Arrigo, essendo sceso in Italia nel 1310, avendo trovato, diciamo, una lega di città italiane ostili al suo potere, era poi morto improvvisamente nel 1313, secondo alcuni qui Dante nel verso 96 si sta riferendo appunto ad Arrigo VII e secondo questo canto è stato scritto dopo il 1313. Solo che dopo, in un altro canto, Dante sembra di avere ancora speranze nell'impresa di Arrigo, per cui è un problema abbastanza complesso. Fatto sta che per Dante il mancato dovere di Rodolfo imperatore ha creato delle condizioni irrecuperabili. E adesso la cosa più interessante, al verso 97, l'altro che nella vista lui conforta, resse la terra dove l'acqua nasce, che molte in albi in mar ne porta. O Tacchero ebbe nome, e nelle fasce fu meglio assai che Vincillao, suo figlio barbuto, con lussuria, che cui lussuria e ozio pace. Allora, facciamo la parafrasi, dice l'altro che conforta lui, da quanto noi vediamo, quindi che lo sta consolando, nasce nella Boemia, che è la terra indicata qui attraverso i due fiumi, la Moldavia e l'Elba, ed è Ottacchero III, che fu, questa è la cosa che fu il re di Boemia, ma la cosa che più interessa in questa sede è che fu il più accanito rivale di Rodolfo. E infatti Rodolfo lo ammazzò. E invece qua uno sta confortando l'altro. Quindi questo è interessante, infatti questa è la prima di diverse coppie che ora vedremo, che erano nemici in vita e nel purgatorio sono riconciliati, che in qualche modo ripropongono in ambito moderno la situazione che Virgilio nei Campi Elisei, nell'Eneide, nel famoso libro VI, aveva proposto tra Cesare e Pompeo, riconciliati dopo le guerre civili che portarono avanti in vita. Questa è la cosa più importante di questa, diciamo, di questa valle, e che appunto, come vi dicevo, contrasta con lo spirito del componimento di Sordello. È come se il Sordello cristiano, ormai rinato alla vita eterna,
compensasse il carattere guerriero del suo componimento che fece in vita con quest'altro componimento di pace cristiana tra i monarchi che furono nemici tra di loro. Allora, ma attraverso Tacchero, oltre che comparire questo tratto interessantissimo di diciamo riconciliazione tra nemici, appare l'altro grande topico di questa parte, grande, scusate, topos di quest'ultima parte del canto, che è la brutta discendenza, cioè il fatto che da genitori più o meno bravi possono venire figli che sono un disastro. Infatti, che cosa si dice di Otacchero? Che ancora in fasce, cioè quando portava ancora i pannolini, quindi quando era molto piccolo, era già molto meglio di quanto sarebbe stato suo figlio Vincislao barbuto, e cioè adulto, che è alimentato dalla lussuria e dall'ozio. Infatti questo Vincislao aveva fama di vizioso e aveva sposato la figlia di Rodolfo. Allora, qui diciamo è lanciato diciamo sottilmente questo nuovo argomento della discendenza mal riuscita, che poi sarà, come vi dicevo, importantissimo nel resto del canto e che nei versi 121-123 sarà associato da Sordello a una regola generale teologica molto importante. Adesso al verso 103 Sordello indica invece un altro paio di anime. E quel nasetto che, stretto a consiglio par con colui che ha sì benigno aspetto, morì fuggendo e disfiorando il giglio. Guardate là come si batte il petto. Allora, quello dal naso piccolo, quel nasetto, che sembra di star parlare, no? Che è stretto a consiglio, con quell'altro che ha un aspetto benigno, morì fuggendo, disonorando il giglio, cioè la casa di Francia, che aveva come segno, come simbolo appunto il giglio. Guardate come si batte il petto dal senso di colpa. Questo lo sapremo dopo un po', è Filippo III, Filippo l'Ardito, re di Francia, che fu padre di Filippo IV, Filippo il Bello, che Dante non nomina mai direttamente, ma sempre attraverso perifrasi molto aggressive. Ma lo sapremo qualche verso dopo. Al verso 107, l'altro vedete, cioè quello che aveva in aspetto, che era stato nominato al verso 104, l'altro vedete che ha fatto alla guancia della sua palma sospirando petto. Quindi è così. Quindi uno si batte il petto, l'altro sospira appoggiando il viso sulla palma della mano. Tutti e due sono tristi e preoccupati. Ora vedremo perché. Al verso 109, padre e suocero son del mal di Francia. Appunto, Filippo III è il padre, Enrico di Navarra e l'altro sono entrambi, che sposò la figlia, no? La figlia Giovanna, cioè la figlia Giovanna sposò Filippo IV il Bello, che qui Dante, al verso 109, chiama il mal di Francia. Filippo il Bello, abbiamo avuto modo di parlare di lui nel canto 19 dell'Inferno, quando Dante fa questa invettiva contro i papi corrotti, parla di Filippo il Bello come di quello che appoggia il papato corrotto in Francia. Allora, questa è la spiegazione perché uno si batte il petto e l'altro sospira. Sanno la vita sua viziata e lorda, e qui ci viene il duol che si bilancia. Cioè conoscono la vita viziata e sporca, putrida, di Filippo il Bello, cioè del figlio del genero, e da lì
arriva il dolore che li trafigge in questo modo. Quindi di nuovo, così come prima si ricordava che Vincislao era peggiore di Otacchero suo padre, anche qui si ricorda una discendenza peggiore dei genitori e della generazione, diciamo, immediatamente precedente, cui appartengono il padre e il suocero. E adesso al verso 112 comincia la terza coppia di queste che sta nominando Sordello dall'alto della valle, no? Quel che par si membruto e che s'accorda cantando con colui dal maschio naso, d'ogni valor portò portò cinta la corda. E se re dopo lui fosse rimaso lo giovanetto che retro lui siede, ben andava il valor di vaso in vaso, che non si può dir dell'altra erede. Iacomo e Federigo hanno i reami del retaggio miglior nessun possiede. Allora, quello che appare così membruto, grande, muscoloso, e che cantando si accorda, cioè va d'accordo, canta insieme, con colui del maschio naso, con quel nasone che è Carlo di Angiò, quello che il membruto invece Pietro d'Aragona, di nuovo, diciamo, nemici, perché Pietro di Aragona, che era il genero di Manfredi e che aveva appoggiato il movimento dei Vespri siciliani, si era ribellato appunto al governo francese di Carlo di Angiò, e anche qui si accordano cantando insieme, quindi di nuovo abbiamo una coppia riconciliata nell'aldilà. Ma di Pietro III d'Aragona, continua al verso 114, d'ogni valor portò cinta la corda, quindi fu particolarmente virtuoso. E adesso torna il topos dei figli pessimi. Se fosse rimasto come re dopo di lui il giovanetto che è seduto dietro di sé, probabilmente un altro Pietro che era morto giovane, il suo valore si tramandava, si travasava da recipiente in recipiente bene, ma è come se Dante mettesse in bocca di Sordello: ma purtroppo quest'altro è morto giovane e quindi la virtù non rimase a lungo nel governo della terra. Perciò al verso 118 aggiunge che non si può dire dell'altra erede, cioè che non si può dire degli altri eredi che vengono appunto adesso nominati subito dopo. Iacomo e Federigo hanno i reami del retaggio miglior nessun possiede. Cioè Iacomo e Federico sono i due altri figli di Pietro III e di Costanza, che conosceremo, e che hanno i reami, cioè i regni della Sicilia e di Aragona rispettivamente, che hanno ereditato dal padre virtuoso, ma, dice Sordello al verso 120, dell'eredità migliore nessuno ha ricevuto, cioè della sua hanno ricevuto i regni che stanno mal governando, ma non hanno ereditato la virtù del padre. E siccome sono già tre esempi di una generazione ancora viva quando Dante fa il viaggio, peggiore di questa generazione precedente che lui sta vedendo rappresentata dai monarchi di questa valle, osserva la regola generale, che è molto interessante, nei versi 121-123 Sordello. Rade volte risurge per li rami l'umana probitate, e questo vuole quei che la dà, perché da lui si chiami. Cioè, scarse volte nei rami, cioè nei discendenti, rinasce la probità umana, cioè capita poche volte che i figli ereditino la bontà, la virtù dei genitori, dice. E perché succede questo? Questo lo vuole Dio, cioè quello che dà la probità, e lo fa affinché
si evochi lui per chiederla. Questa è una idea importantissima che Dante aveva già sviluppato da giovane quando faceva parte del movimento poetico del Dolce Stil Novo e cui si era riferito pure nel Convivio e che riguarda l'idea della nobiltà dell'animo che prevale sulla sull'idea della nobiltà del sangue. Cioè per Dante la nobiltà è un dono che Dio dà a ogni individuo indipendentemente dalla culla, cioè dal luogo di nascita, dalla famiglia d'origine, e che si sviluppa nella misura in cui ogni individuo si apre, si dispone per riceverla. E quindi quello che Dante ci sta dicendo è questi, che erano più o meno, insomma, brave persone, non ebbero né i figli la stessa sorte. E questo non capita per mancata educazione, per cose che oggi come moderni noi potremmo dire, ma questo, dice Sordello, è qualcosa che Dio vuole per rendere evidente il carattere individuale della nobiltà e affinché si attribuisca a Dio e non alla famiglia, e non al cognome. Va bene? Allora, al verso 124, voi forse vi sarete chiesti come mai io sapevo che quello dal maschio naso del verso 113 era Carlo d'Angiò, lo so per questi versi che vengono ora. Al verso 124, dopo questa considerazione generica, generale, teologica, aggiunge Sordello: anche al nasuto vanno mie parole, non men che all'altro Pier che con lui canta. Cioè le mie parole si riferiscono non solo a Pietro III d'Aragona, no? che è quello che ha avuto questi figli Giacomo e Federico che non hanno ricevuto la bontà dal padre, ma vanno anche al nasuto, a quello dal maschio naso, Carlo di Angiò, che canta con Piero, onde Puglia e Proenza già si dole, cioè a causa della cui discendenza la Puglia e la Provenza stanno già soffrendo, perché infatti erano due regioni governate da Carlo II e quindi dal figlio di Carlo d'Angiò, che era un pessimo governante. Quindi Dante ha messo in Sordello questa considerazione che nemmeno nella famiglia di Angiò si è ereditata la virtù del padre. E adesso per dire come la decadenza è progressiva, al verso 127 Dante propone un'analogia piuttosto complicata. Dice: tante del seme suo minor la pianta, quanto più che Beatrice e Margherita Costanza di marito ancor si vanta. Allora, la pianta, cioè Carlo II di Angiò, è tanto minore del seme suo, cioè del padre Carlo I, quanto più Beatrice e Margherita si possono vantare del marito. Infatti sono Beatrice e Margherita sono la prima e la seconda moglie di Carlo I, quanto è minore il vanto di Beatrice e Margherita rispetto al vanto di Costanza, che è invece la moglie di Pietro, quindi la madre di Giacomo e Federico, che sono stati nominati prima. C'è un modo di dire che così come Carlo I di Angiò supera il figlio Carlo II in virtù, è comunque superato da Pietro, per cui la vedova di Pietro si può vantare di più di quanto non si vantino del loro marito Beatrice Margherita. Quindi è un modo di stabilire una gerarchia: Pietro è migliore di Carlo I e Carlo I è migliore di Carlo II. E per ultimo,
anzi due altri personaggi al verso 130, vedete il re della semplice vita sederla solo a rigo d'Inghilterra, questi ha nei rami suoi migliori uscita. Quindi è come dice, è come per dire, questo non è una regola, eh? Non ogni padre ha figli peggiori di lui, e quindi qui c'è un caso eccezionale rispetto alla serie precedente. Vedete il re dalla semplice vita, che questo è Enrico Arrigo d'Inghilterra, appunto, che siede solo lì, che ha migliori uscita nei rami suoi, quindi ha avuto più fortuna con il figlio che è Edoardo prima d'Inghilterra, che era appunto noto per la sua virtù, infatti lo si chiamava il giustiniano inglese. E quindi almeno uno può essere tranquillo che il figlio sta facendo le cose bene. E al verso 133, quel che più basso tra costor s'atterra guardando in suso è Guglielmo Marchese, per cui è Alessandria la sua guerra, fa piangere Monferrato e Canovese. Cioè quello che è sulla terra più basso tra quelli e guarda verso l'alto è Guglielmo VII, detto lo Spadalunga, Marchese di Monferrato, che era stato vicario imperiale, aveva steso tutto il suo dominio sul Piemonte, e Alessandria, cioè terra importante, città del Piemonte, si era ribellata e quindi lo aveva incarcerato fino alla morte. Per cui suo figlio Giovanni aveva iniziato una guerra che aveva devastato Monferrato e Canavese, che sono appunto i posti nominati alla fine del verso. Quindi vedete come dopo un caso eccezionale in cui un re è stato succeduto da un erede degno, si chiude l'enumerazione comunque con una situazione di vendette e di guerre che riportano l'immagine d'Italia a quella del canto precedente di un'Italia violenta, divisa dalle guerre fratricide. Allora, come vi dicevo, questo plan per la morte di Blackadska, aveva scritto Sordello in vita, dove insomma istiga i principi a prendere le armi fieramente, sembra di essere in qualche modo corretta attraverso questa coppia di rivali riconciliati nell'aldilà in bocca sempre di Sordello. Secondo Vittorio Sermonti, che le cui letture consiglio vivamente, lui sostiene che questo è una sorta di contrapasso che ha Sordello in questo antipurgatorio, no? tra molte virgolette, come se stesse correggendo la sua voce poetica più guerriera della vita attraverso questa enumerazione che presenta a Dante e Virgilio dei principi che popolano la valle del Purgatorio. Qualche dubbio? No? Allora, rileggiamo il canto, io vi chiedo ancora scusa. Sì, qualcuno vuole dire qualcosa? L'autore recomendato? Ah, lo scrivo sulla chat. Sì. Vittorio Sermonti. Vittorio Sermonti non era esattamente un dantista, era un grande conoscitore e divulgatore di Dante, che tenne delle letture pubbliche molto belle che sono state poi di seguito trasmesse alla radio e di cui voi potete trovare le registrazioni su internet, dove legge ogni canto, ha una bellissima voce, lo legge veramente bene, e poi un commento ogni canto, più breve di quelli che facciamo qua, di circa 20 minuti, belli, molto ben fatti,
affidabili, anche se ogni tanto propone delle considerazioni personali che uno può condividere o meno, ma è bello da sentire. Qualcuno mi chiede qual è il libro, io mi stavo riferendo alle sue letture, cioè lui morì, se non sbaglio, cioè nel 19, sì, e la vedova, che è una donna, insomma, nobile, Ripa di Meana, mise insieme alcuni suoi scritti sotto il nome di Dante, L'ombra di Dante. L'ombra di Dante, però io quello che vi consiglio sono le letture orali che lui tenne. Ripeto il nome che ho comunque scritto sulla chat, Vittorio Sermonti. È molto simpatico. Ci sono tutte e tre le cantiche, sì, i 100 canti su internet, che potete anche scaricare. Bene, sentite Sermonti, ma non abbandonate me, mi raccomando. Allora, leggiamo, rileggiamo l'intero canto. Poscia che l'accoglienza oneste e liete furo iterate 3-4 volte, Sordel si trasse, disse, voi chi siete? Anzi che a questo monte fosser volte l'anime degne di salire a Dio, pur l'ossa mie per Ottavian sepolte. Io sono Virgilio, e per null'altro rio lo c'è per dei che non per aver fe. Così rispose allora il duca mio. Qual è colui che così innanzi a sé subita vede, ond'ei si maraviglia, che crede non, dicendo ella è, non è? Tal parve quelli, e poi chinò le ciglia, e umilmente ritornò per lui, e abbracciolla del minor sappiglia. O gloria di Latin, disse, per cui mostrò ciò che potea la lingua nostra. O pregio eterno del loco Dio fui, qual merito, qual grazia mi dimostra? Se io son d'udir le tue parole degno, dimmi se vien d'inferno e di qual chiostra. Per tutti i cerchi del dolente regno, rispose lui, son io di qua venuto, virtù del ciel mi mosse, con lei vegno. Non per far, ma per non fare, ho perduto a veder l'alto sol che tu desiri, che fu tardi per me conosciuto. Luogo è laggiù, non tristo di martiri, ma di tenebre solo, ove i lamenti non suonan come guai, ma son sospiri. Qui vi sto io coi pargoli innocenti, dai denti morsi della morte avante, che fosser dall'umana colpa essenti. Qui vi sto io con quei che le tre sante virtù non si vestiro, e senza vizio, conobber l'altre e seguir tutte quante. Ma se tu sai e puoi alcun indizio da noi, perché venir possiam piuttosto là dove purgatorio ha dritto inizio. Rispose, loco certo non c'è posto, licito me andar suso in intorno, per quanto ir posso, a guida mi t'accosto. Ma vedi già come dichine il giorno, e andar su di notte non si puote, però è buon pensar di bel soggiorno. Anime sono a destra qua remote, se mi consenti io ti merro avesse, e non senza diletto ti fier note. Come ciò fu risposto, chi volesse salir di notte fora è l'impedito, d'altrui o sarria che non potesse? E il buon sordello in terra pregò il dito, dicendo, vedi? Sola questa riga non varcheresti dopo il sol partito. Non però che altra cosa desse briga che la notturna tenebra di Suso, quella col non poder la voglia intriga. Ben si poria con lei tornare in giuso e passeggiar la costa intorno errando, mentre che l'orizzonte il dì tien chiuso. Allora il mio signor, quasi ammirando, Mena ne disse dunque l'avvedisci che aversi po' di letto dimorando. Poco allungati c'eravam dalisci, quando io m'accorsi che il monte era scemo a guisa che i valloni gli sceman cuci. Colà dessi quell'ombra n'anderemo dove la costa face disse grembo, e là il nuovo giorno attenderemo. Tra erto e piano era un sentiero schembo che ne condussi in fianco della lacca,
laddove più che a mezzo muore il lembo. Oro e argento fini, pop e biacca, indaco legno lucido e sereno, fresco smeraldo in l'ora che si fiacca, dall'erbe e dagli fior dentro a quel seno posti ciascun saria di color vinto, come dal suo maggiore è vinto il meno. Non avea per natura ivi, non avea pur natura ivi di quinto, ma di soavità di mille odori vi facea un incognito indistinto. Salve regine, in sul verde, in sul fiori, quindi seder cantando anime vivi, che per la valle non parean di fuori. Prima che il poco solo mai s'annidi, comincio il vanto anche ci riavolti, tra color non vogliate ch'io vi guidi. Di questo valzo meglio gli atti e i volti conoscerete voi di tutti quanti, che nella lama giù tra essi accolti. Colui che più siede alto e fa sembianti di averne letto ciò che fa dovea e che non muove bocca agli altrui canti, Rodolfo imperador fu che potea sanar le piaghe che hanno Italia morta, sì che tardi per altre si ricrea. L'altro che nella vista lui conforta, resse la terra dove l'acqua nasce, che molti in albia e albe in mar ne porta. Potacchero ebbe nome e nelle fasce fu meglio assai che Vincislao suo figlio, barbuto, cui lussui e ozio pace. E quel nasetto che stretto a consiglio par con colui che ha sì benigno aspetto, morì fuggendo e disfiorando il giglio. Guardate là come si batte il petto. L'altro vedete che ha fatto alla guancia della sua palma sospirando letto. Padre e suocero son del mal di Francia. Sanno la vita sua viziata e loda, e quindi viene il duol che si bilancia. Quel che par Simon brutto e che s'accorda cantando con colui dal maschio naso, d'ogni valor portò cinta la corda. Esse re dopo lui fosse rimaso lo giovanetto che retro a lui siede, ben andava il valor di vaso in vaso, che non si può dir dell'altre erede, Giacomo e Federigo hanno i reami, del retaggio miglior nessun possiede. Rade volte risurge per li rami l'umana probità, e questo volle quei che la dà, perché da lui si chiami. Anche al nasuto vanno mie parole, non men che all'altro, Pier, che con lui canta, onde Puglia e Proenza già si dori. Tant'è del seme suo minor la pianta, quanto più che Beatrice Margherita, Costanza di marito ancor si vanta. Vedete il re della semplice vita sederla solo a rigo d'Inghilterra, questi ha nei rami suoi migliori uscita. Quei che più basso tra costor sa terra, guardando in suso a Guglielmo Marchese, per cui Alessandro e la sua guerra fa piangere Monferrato e Canavese. Grazie ancora, scusate del ritardo di oggi, grazie dell'attenzione, grazie Alice di aver sostenuto. Prego. Ci vediamo allora la settimana prossima con il meraviglioso canto ottavo, che è uno dei più belli dell'opera. Arrivederci. Grazie. Grazie Claudia. Grazie.